bene e vedevo quanto soffriva. E secondo me il carattere che c'aveva Gero, e non mi sbagliavo, non poteva stare con una come te. E infatti si è verificato. Vabbè, Però continua. sai cos'è? Che quando io sono salita nell'ambulanza, quelli dell'ambulanza mi hanno detto: sai, non è la prima volta che viene avvio qua. E io ero rimasta così. E perché? Quando siamo andati in caserma, uguale, quelli della caserma hanno detto: guarda, a Gero c'aveva già 4 reati indietro. Cioè, una violenza domestica, sua madre, poi ha fatto da stalker a una e ha picchiato 2 ragazzini. Ah, Quindi quindi quello era... c'ha. E loro gliel'avevano detto, se succedeva un'altra volta andava in galera. Ho capito, ma vuoi raccontare quello che è successo quella sera? Quando Quella sera. Ah, ti ha picchiato? ok. Allora, quando successe che dopo quel ragazzo che ha fatto la diretta si è Perfetto. fatto una risata, perché ha detto tante cazzate questo ragazzo, lui si è fatto una risata. Dopo un po' poi ha fatto: ah, perché lui ha ragione, però che sia una bocchinara, che deve dire. Cioè, lui praticamente Algero è un po', come si dice, che termine posso usare? Cosa vuoi dire? Dimmi, t'aiuto. Lui cambia idea da un momento all'altro. Borderline, quello che ti pare. Sì, Ok, lui vabbè. può. Quando si è fatta la risata, dopo una mezz'oretta, iniziava a dire: però ha ragione, di su, di giù. Ci E stava già ripensando. iniziava a vedere le cose del passato. Te lo ricordi quando si litigò quell'agosto? Ha iniziato a vedere quelle cose lì, mi ha detto: mi hai mentito, eccetera, eccetera. Eppure è stata una cosa che avevamo superato. Siamo a gennaio. Da agosto a gennaio ci corre, no? Ok. Quindi, ma gli succedeva, cioè non spesso, però 2 o 3 volte gli era successo di guardarsi un po' indietro, no? Bipolare, sì, qualcosa di Bipolare. bipolare. Lui è bipolare. Poi ovvio che il testosterone, gli anabolizzanti lo hanno alterato un po'. Quindi sicuramente anche quello, però io pensavo a quello. Ok. Però, cioè, già che aveva reati passati, magari perché si drogava, non lo so il motivo, Vabbè, quella Se sera diciamo che prima si è fatto un sorriso e poi ci ha ripensato e ha ci ha iniziato. ripensato. E lui iniziava a insultarmi. Per non essere insultata, sono uscita fuori. Ok. Lui mi è venuto dietro, ma io non ero nuda. Cioè, io avevo una maglietta così e una tuta. Lui mi è venuto dietro, era solo con la maglietta, senza il sotto. E siamo scesi giù in mezzo Ok. Di alla strada. Per strada dove c'era il parcheggio. Lui mi ha strappato la maglia. strada. Sì, e secondo me lui ha pensato, visto che gli ho strappato la maglia, lei sale. Io non sono salita, lui è salito. Forse aveva preso le chiavi della macchina, si era vestito, insomma. Quando ha fatto questo gesto qua, mi sono impiantata dietro una macchina, anche perché pioveva, poi faceva freddo. Rannicchiata. Sì, e niente. E poi niente, siamo saliti su. Lui mi cercava con la macchina. Ok, Quando è sceso giù, ha brava. preso la macchina, cercava per Piana del Sole. Ok. Poi si sentiva che bestemmiava, poi un pochino piangeva, non si capiva che Ok. faceva. E niente, lui, poi siamo saliti su dopo una ventina di minuti. Era tranquillo, era contento di vedermi, Ok. per lì. Perché il suo pensiero non era che io andassi in casa di qualcuno a chiedere l'aiuto, il suo pensiero era che io andassi a casa di qualcuno perché ero nuda sopra, capito? Certo. Vabbè, cioè, è ovvio. Quello mi ha scioccato, ho capito, ma quello mi ha scioccato un po', no? Anche se Vabbè. fosse che andavo da qualcuno a chiedere aiuto, tanto tu. Insomma, siamo saliti su tutto tranquillo. Mi sveglio alle 8 di mattina che lui stava guardando un mio video. Siete saliti e vi siete addormentati. Sì, ci siamo addormentati. Che Ok. poi ci siamo addormentati sereni, eh? Che Ok. poi lui mi fa: scusa, guarda, che io ti amo, sono geloso. Ok. E addormentati, via. Alle Poi. 8 di mattina mi sveglia che c'aveva un mio video sul telefono, ma un video 2 anni fa. Un video porno. E lui ha iniziato a prendermi a mani, a schiaffi, a calci. Ma io, guarda che stavo dormendo, non mi rendevo conto. Poi mentre lui era al telefono, in telefonata c'era anche mio padre, ha voluto per forza chiamare mio padre ha sentito tutto. Ok?
Dopo che ha chiuso il telefono con mio padre, lui è attaccato a stare al telefono con un suo amico, che addirittura le chiamate con mio papà sono anche state registrate. Ok? Quindi si sente anche a son di mazzettate di ferro, perché si sente proprio il rumore del ferro. Perché, perché ha preso dopo per me? Dopo aveva preso il ferro che ci sta nell'armadio, quello che si tiene vestiti. No, quello che si tiene vestiti, l'asta. Ok. Ha preso quello e niente, ha iniziato a darmene con quello. Ma guarda che non è passato tanto perché sono subito venuti gli sbirri, capito? Sono venuti subito, hanno suonato, lui è uscito, siccome non funziona il campanello, lui è dovuto uscire a guardare fuori dalla finestra e ha visto che c'erano i carabinieri, erano 4 o 5, non mi ricordo, forse 4. È venuto verso di me, mi ha asciugato le lacrime. E mi ha detto: no, tranquilla, tutto a posto, io ti amo, tu lo sai. E a me lì per lì mi ha un po' scioccato. Poi quando sono entrati gli sbirri. Simo, Simo, ascoltami un attimo. Aspetta un po' un attimo. Vittoria, io ti ho dato il cuore e te mi hai preso per il culo. Allora, ascoltami un attimo. Io lo so che non si... Una foto soltanto, la vogliamo far vedere? Una foto soltanto, una sola, di schiena.